Leggiamo dunque i seguenti problemi. Il primo, sommando ad un numero un mezzo e dividendo la somma per due, si ottiene lo stesso risultato che si otterrebbe sommando al numero originario un terzo e dividendo quest'ultima somma per tre. Qual è il numero originario? Secondo problema, sommando a un numero naturale l'opposto della metà del suo consecutivo e dividendo la somma per due, si ottiene come risultato 17. Qual è il numero originario? Li risolviamo. Bene, risolviamo questi due problemi, tratti dal testo, avete visto, dell'autore Leonardo Sasso, intitolato Nuova matematica a colori, algebra e geometria, il volume 1, con statistica degli elementi di informatica, l'editore è Petrini. Dunque, questo testo propone esercizi interessanti, solamente gli esercizi che sto facendo sono molto simili l'uno all'altro, ma comunque di testo comunque diverso, quindi ognuno ha una storia a sé. Leggiamo questo qui, i due esercizi che vi propongo sembrano complicati come parole, perché c'è molto italiano, però in realtà poi vedremo che la risoluzione è semplice. Il primo il primo esercizio ci dice questo, sommando a un numero un mezzo, intanto visto che parliamo di numero, indichiamo con x il numero, come al solito, no? Visto che qui non ci fanno distinzione numeri interi, numeri naturali, parlano di un numero. Sommando a un numero un mezzo e dividendo la somma per due, quindi cosa vuol dire? Seguendo il periodo fino alla virgola, vuol dire sommare a x il valore un mezzo e questa somma ci dicono di dividerla per due, no? Si ottiene lo stesso risultato, quindi questo traduciamo in uguale, che si otterrebbe sommando al numero originario, evidentemente il numero originario è, quindi questo è il numero originario, si otterrebbe lo stesso risultato sommando al numero originario un terzo e dividendo quest'ultima somma per 3, quindi sarà i sommando al numero originario un terzo e dividendo tale somma per 3. Ed ecco allora l'equazione da impostare, questa qui, nella quale abbiamo da effettuare un minimo comune multiplo che tra 3 e 2 evidentemente è 6, diviso 2 è 3, 3 per x è 3x, 3 per un mezzo è evidentemente 3 mezzi, uguale, 6 diviso 3 fa 2, per x è 1, 2x, 6 diviso 3 fa 2, 2 per un terzo è appunto evidentemente 1, 2 terzi. A questo punto dobbiamo rifare ancora un altro minimo comune multiplo che è sempre evidentemente tra 2 e 3, 6, diviso 1. 6 per 3x è un 18x, 6 diviso 2 3 per 3 fa 9, uguale 6 diviso 1 6 per 2x è un 12x, 6 diviso 3 2 per 2 4. Trasportiamo il 12x a sinistra cambiando il disegno per la regola del trasporto e facendolo diventare meno 12x che sommato ai 18x fa 6x, uguale portiamo il 9 a destra cambiando di segno e rendendolo pari a meno 9 più 4 che è un meno 5, dividendo ambe due membri per 6, otteniamo questo numero che è un numero assolutamente accettabile visto che si parla di numero, quindi non parliamo di naturali, insomma, non parliamo di interi naturali, parliamo di un numero che è pari a 6 sesti e 1 per xx, il numero richiesto è pertanto pari a meno 5 sesti, numero che in questo caso, visto che si parla di numero, è accettabile, x uguale a meno 5 sesti e dunque la soluzione. Anche il secondo esercizio non è difficilissimo, ma qui ci parlano di numero naturale. Sommando ad un numero naturale l'opposto della metà del suo consecutivo, e adesso lo indichiamo, questo opposto della metà del suo consecutivo, e dividendo la somma per 2 si ottiene il numero 17. Si ottiene come risultato 17. Qual è il numero originario? Allora, intanto n è indicabile come il numero. Oh, la variabile questa volta la indico con n perché parliamo di naturale, numero naturale originario, no? Cioè quello che viene citato sostanzialmente significa all'inizio, no? Occhio all'italiano ragazzi perché può fare dei brutti scherzi l'italiano se uno lo conosce bene, no? Sembra così, dice ma matematica che c'entra l'italiano? No, c'entra moltissimo l'italiano, vedete come io parlo un italiano corretto, nonostante molti da altre parti non parlano un italiano corretto, in realtà per svolgere bene gli esercizi di matematica è necessario conoscere bene l'italiano, sono due materie che sì, nonostante sembrano agli antipodi, sono molto legate.
chi è l'opposto della metà del suo consecutivo? Ora, il suo consecutivo è n più 1, la metà del suo consecutivo è n più 1 mezzi, l'opposto c'è un meno davanti. Ricordo che se l'opposto di 1 è meno 1, l'opposto di un terzo è meno un terzo, così via. Quindi questo rappresenta l'opposto della metà del consecutivo di n. Chiaro? A questo punto è molto semplice impostare la nostra equazione, in quanto ci parlano ci parlano di dividere la somma dei due per il numero 2, quindi di fare n, la somma naturalmente cosa è? Un n più meno n più 1 mezzi, che è l'opposto della metà del consecutivo di n, uguale appunto a 17, no? Tutto questo evidentemente diviso 2, che ci dicono di dividere la somma dei due per 2, è uguale, questa somma come risultato, ho 17. Allora, tanto facciamo il primo minimo comune multiplo, che è 2 diviso 2 è 1, per n, o più per meno, n meno, n 1 mezzo, dove questo meno, vedete, opportunamente lo metto qui alla pari con la linea di frazione. 2 diviso 1 è 2, per 17, il doppio di 17 è 34, no? Faccio un altro minimo comune multiplo, che è ancora 2, diviso 1 è 2, per n 2 è n. 2 diviso 2 è 1, per meno 1 è meno 1, per n più 1 vuol dire che cambiamo di segno sia n che 1, diventando meno n meno 1. Uguale 2 diviso 1 è 2, 2 per 34 è 1,68. E allora guardate, 2n meno n fa n che rimane a sinistra, a destra porto il meno 1 che per la regola di trasporto, che per la regola del trasporto, se riesco a dirlo, cambio di segno, diventa 1 più 68 è un n uguale 69, che è un numero naturale, quindi il numero naturale originario, lo scrivo qua in alto, è richiesto dal testo del Leonardo Sasso, è il 69.